Ben ritrovati di nuovo su Review You, mi trovo nella mia home gym e oggi vi mostrerò come costruire in modo semplice con una spesa minima di sotto di 10 euro questo T-Bar Row che vi permetterà di allenare la parte dorsale ed effettuare anche delle alzate laterali visto che ruota a 360 gradi. Prima di iniziare con la recensione e mostrarvi passo passo come andarlo a costruire, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Vi mostrerò attraverso un video la trasformazione di una stanza del mio appartamento in una home gym. Quindi in alcuni mesi sono andato a trasformare completamente, partendo dalla pavimentazione, mettendo un rack, modificando, è uscito secondo me un risultato carino, mi farete poi sapere voi cosa ne pensate e sicuramente potrebbe darvi uno spunto se anche voi siete appassionati di home gym, comunque vi allenate e avete intenzione di crearvene una propria. Andiamo subito a vedere cosa ci serve per costruire un T-Bar Row. Io ho acquistato questo tubo, l'ho pagato praticamente 1 euro. È un tubo che trovate sicuramente in una ferramenta o comunque in aziende di idraulica. Quest'altro pezzettino di tubo un po' più piccolo. E poi ho acquistato delle squadrette di rinforzo ad L per andare poi a fissare il tubo su questa parte di legno compensato. Questi bulloni e questi dadi, che poi andranno comunque ad infilarsi nelle squadrette. Sono andato in seguito a rimediare questo pezzo che era praticamente da buttare, è un compensato nero, quindi si abbina anche alla palestra, e questo qua quindi non l'ho pagato praticamente, e la rotella che vedete che sono già andato a svitare, questa era la rotella che era dentro qua, una rotella per i carrelli che trovate sicuramente in qualsiasi ferramenta. Sono andato a svitarla e poi tagliando come misura praticamente rispetto alla mia al mio bilanciere sono andato ad aggiungere 5 cm, mi avvicino magari, e poi con un foro sono andato praticamente ad infilare il tubo ed avvitarlo. Vedete? Adesso vi mostro, questo è il bilanciere della Decathlon, quindi sono, se non sbaglio, 28 mm e questo tubo si adatta perfettamente, entra a pennello. All'inizio vi dico anche che la volevo creare in metallo, un'altra struttura per la mia home gym, sono andato a crearla in metallo con il supporto di un saldatore, quindi sono andato da un fabbro, mi sono fatto fare un po' una struttura e questo ve lo mostrerò poi quando uscirà il video della home gym. Quindi ho deciso di optare per dei pezzi un po' più accessibili e fare un po' il tutto in autonomia, perché sennò vi sarei dovuto affidare appunto ad un saldatore. Se poi avete dei pezzi in metallo, dei tubi che vanno bene per la vostra per il vostro bilanciere, potete senza problemi effettuare il lavoro con le parti in metallo. Non è detto che uscirà una seconda versione tutta in metallo, però per adesso dovrebbe andare bene così. Quando avete appunto inserito la parte interna dentro il tubo, potete già fare una prova e vedere che scorre senza problemi, quindi qua inserirete il bilanciere e potete inoltre fare una rotazione a 360 gradi. Passiamo a mettere la squadretta all'interno del tubo, quindi ho pensato di metterla all'interno così che esce, in modo da mettere poi le due viti sulla tavola di legno, ne metto anche una così. Non faccio questo lavoro qua semplicemente perché mi crea troppo spessore e quindi poi se dovessi andare a mettere il disco non so se mi arriverebbe fino in fondo, quindi procedo in questo modo. Se non avete un trapano, io come vedete per effettuare il foro di quell'altro tubo ho usato un trapano, ma vi mostro anche che potete fare il foro senza trapano, come semplicemente con un accendino, una vite che avevo qua, non so dove è finita, eccola qua, e basta, un cacciavite ovviamente se ce l'avete della forma a stella, quindi che vi permette di essere inserito e avvitare,
e potete procedere a fare il foro senza trapano. Come? Allora, andate innanzitutto a mettere la squadretta per vedere un attimo dove dovrebbe andare, quindi più o meno qua. Calcolate 2-3 mm, come vedete. La posizionate all'esterno, giusto per prendere il segno, quindi più o meno così. Automaticamente prendete, fate un puntino qui in mezzo e poi procedete nell'effettuare il foro, andando a riscaldare la vite o più semplicemente, senza scottarvi, la punta del cacciavite, che una volta che sarà incandescente lascerà il foro. Andate a filettare un attimo, quindi andate a avvitare giusto per fare il foro. Se poi ovviamente avete il trapano e la punta adeguata, potete anche farlo così, ma essendo plastica PVC, con un cacciavite riscaldato si buca senza problemi. Andiamo giusto a pulire. A foro effettuato vado a mettere il bullone, eccolo qua, e poi il corrispettivo dadino ho messo qua dentro, in modo che appunto sia ben salda, saldissimo. Adesso vado a fare lo stesso procedimento da quest'altra parte. Adesso quello che si deve fare è posizionare questo più o meno qua, avvitarlo con le viti autofilettanti e porre questa parte più o meno qua. Ho scelto di prendere in considerazione questo pezzo dove c'è l'angolo già coperto e poi andrò a tagliare qua, quindi posso già andare a fissare, andando a avvitare direttamente col cacciavite le viti a legno. Vado adesso a mettere queste quattro viti che ci avevo a casa e devono ovviamente avere la testa un po' più grande di quelle che avevo comprato, quindi queste vanno perfettamente, ne metto quattro. E comunque, per agevolarvi, se ovviamente non avete un trapano e volete direttamente andare a avvitare come faccio io col cacciavite, agevolatevi magari all'inizio con un chiodino, una punta, come ho fatto qua, giusto per avere un minimo di foro, e dopo, quando andate a mettere la vite, almeno ce l'avete già in posizione ferma e andate ad avvitare, come ho fatto, diciamo, in questo modo su questo pezzo. Adesso vado a fare lo stesso qua. Presenta il T-Bar Row una volta effettuato il taglio. È rimasta un po' di sbavatura, ma è normale, si può ovviamente poi pitturare, ma sono veramente soddisfatto del risultato. Come vedete gira a 360 gradi e ovviamente fa questo movimento. Andiamo a fare la prova del 9, prendiamo un disco da 10 kg, andiamo ad inserire.
dallo stabile, poi si va a inserire quello da 2 metri, inseriamo dentro e si fanno le alzate senza problemi, alzate, e ovviamente poi andando a inserire l'apposita attrezzatura, questa qua, potete fare ovviamente la parte dorsale. Vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e ci vediamo al prossimo video riguardante ovviamente l'home gym o comunque i prodotti recensiti a riguardo.